Allora, buonasera. Sulla fiducia. In via molto informale, poi non so se arriveranno gli altri, ma noi cerchiamo di essere più puntuali possibili. Qualcuno ci ha scritto ovviamente che ha avuto problemi, però anche in questo porteremo il messaggio, che ormai abbiamo questa missione. Allora abbiamo iniziato, abbiamo avuto fra di noi una riunione una ventina di giorni fa, avevamo detto che avremmo cominciato a fare degli incontri come Calabria Sona legati alla formazione di chi vuole intraprendere con noi anche un discorso che sia un po' più ampio e fuori dal discorso della solita quante serate facciamo e dove suoniamo. Un discorso un po' più professionale e grazie insomma alle collaborazioni che stiamo attivando abbiamo intenzione di organizzare questi incontri, speriamo ovviamente che si recepiscano perché si fanno questi incontri, ovviamente noi dicevamo prima è un piacere avere Giuliano, ma diciamo che possiamo anche incontrarlo noi in altre sedi invece di farlo venire da Treviso, giusto? Pordenone, quindi voglio dire, per lui è più comodo vederci a Faenza che alla Mezzia Terme. Quindi abbiamo avviato questa cosa e abbiamo iniziato con forse la base, perché penso che un musicista che voglia fare il musicista, prima di tutto la vera base forse è il conservatorio, i maestri di musica e quant'altro, ma poi quando comincia qualcuno a dire voglio fare questo mestiere, lo step successivo sia capire insomma come fare davvero questo mestiere e come mettersi in regola. Successivamente avremo altri incontri che stiamo programmando, fortunatamente la rete dei festival, comunque il MEI ha dato disponibilità a organizzare altri due o tre incontri su tematiche che poi fra l'altro abbiamo scelto assieme, quindi il mondo della promozione, soprattutto i social e quant'altro su internet per quanto riguarda i musicisti. Poi proprio faremo un po' un passaggio sulla produzione musicale, quindi tutto quello che gira intorno ai musicisti, alla produzione, ai modi per farsi conoscere, ai modi per produrre, ai modi case discografiche, SIA, insomma tutto quello che è il mondo della produzione musicale. Quindi questo penso che ormai lo faremo subito dopo Natale, ma avremo modo insomma di interfacciarci. Oggi, come vi dicevo, abbiamo invitato, avevamo già in programma un po' di tempo fa di invitarlo, abbiamo invitato Giuliano che rappresenta una delle più grosse cooperative, o la più grossa, una? Ce la giochiamo. Cooperative di artisti a livello italiano. Cosa fa una cooperativa? Ce lo spiegherà lui, ma io a quanto ho capito, io posso parlare da mezzo profano, è un po' raggruppa una serie di soci in tutta Italia e cura la parte amministrativa e legale di questi artisti. Abbiamo scelto lui, comunque lui ha dato la sua disponibilità perché appunto con lui collaboriamo attraverso il MEI, quindi il meeting delle etichette indipendenti, facciamo delle cose assieme, faremo altre cose, non so se a Roma ci sarai pure tu al Monk, quindi facciamo un po' di cose assieme e lui ci ha dato la sua disponibilità per venirci a trovare. Parlerà un po' di tutto quello che è il mondo del mettersi in regola. Ovviamente lui parla per la sua cooperativa, poi a livello personale ognuno può fare quello che vuole, non c'è nessun tipo di prospettiva o comunque di retropensiero di invitare Giuliano rispetto a qualcun altro perché dobbiamo affiancarci a lui, quindi se poi qualcuno il discorso interesserà potrà muoversi liberamente sul mercato. Per quanto riguarda noi, intanto ti ringrazio, ieri sei stato a Catanzaro, quindi abbiamo approfittato di fare questo incontro. Per quanto riguarda noi, ti stavo dicendo, stavamo parlando adesso, cercheremo di inquadrare anche le persone che oggi non ci sono, le associazioni o comunque i gruppi che per un motivo o per un altro non sono presenti oggi, a fargli capire che bisogna
muoversi e diventare un po' più, intanto più professionali sicuramente, ma mettersi in regola. Come dicevi tu, ogni anno hai una statistica di picchi di adesioni alla vostra cooperativa da alcune regioni e, come diceva lui, guarda caso, questi picchi corrispondono a dei controlli sul territorio che poi ci sono stati. Quindi diciamo che forse è meglio pensarci, cominciare a pensarci un po' prima. Buonasera, loro sono i teppisti di Calabresona, che adesso saluteranno tutti a uno a uno, guarda. Adesso uno a uno, aspetta, a posto. Salve, salve, benvenuti. Quindi dicevo, forse è meglio pensarci un po' prima, anche perché per un circuito, comunque una realtà come Calabresona, forse mettere in regola prima di tutto noi e chi gira intorno a noi è un altro passo per dire agli altri, se volete stare in questo mercato, forse è importante anche essere dei professionisti riconosciuti anche sotto questo aspetto. Tu farai la tua presentazione, poi ovviamente se ci sono delle domande, ovviamente quelle belle toste che tu già conosci, che già puoi rispondere in automatico senza nemmeno farle le domande. Quindi ringraziamo Giuliano e dopo faremo un po' di domande. Grazie. Mi alzo perché così riesco anche a gesticolare meglio. Allora, intanto grazie per l'ospitalità. Sono, come detto da Giuseppe, sono Giuliano Biasin della cooperativa Esibirsi. Noi non facciamo proprio con questo workshop, negli argomenti del workshop non facciamo proprio pubblicità alla cooperativa, nel senso che ormai da alcuni anni abbiamo pensato che fosse una bella idea andare in giro a fare formazione e informazione gratuita per gli artisti, che siano musicisti, DJ o d'altro genere, perché è il modo migliore per far capire poi quello che sono i servizi che noi offriamo, ma senza promuoverli, nel senso che noi facciamo proprio formazione per capire che cos'è esibirsi in regola. Dopodiché, come diceva Giuseppe, ognuno può decidere di iscriversi in una o un'altra, cioè nella nostra o in un'altra cooperativa. Noi vi diamo un po' l'indirizzo. Gli unici punti che toccheranno effettivamente la cooperativa sono quelli che riguardano i costi, perché i costi, che poi vi andrò a spiegare, dipendono dal tipo di inquadratura, di inquadramento che viene fatto al lavoratore. Quindi dipende dal contratto di lavoro, dipende da se il contratto di lavoro è come dipendente subordinato, non subordinato, insomma una serie di cose. Il tipo di rimborso spese di trasferta che viene applicato, quindi i costi variano. Quindi io, per farvi fare un esempio, che saranno le uniche due slide di conti, quindi non preoccupatevi, non è una lezione di ragioneria, ma è solo per avere un'idea di massima sui costi che potrebbero esserci, uso l'esempio della cooperativa, l'unico punto. Quindi tutto qua. Noi siamo, come cooperativa, siamo attivi dal 2002, abbiamo regolarizzato ad oggi poco di più di 5.600 artisti da tutta Italia, effettivi in questo momento sono circa 3.000. Le slide, gli argomenti che abbiamo preparato sono quelli, e anche nell'ordine delle domande più frequenti, quindi sappiate che la domanda che state pensando sarà probabilmente la slide successiva. Comunque, insomma, quando avete dei dubbi mi potete fermare tranquillamente. Allora, tutto nasce da questo primo fondamentale concetto, ovvero l'intrattenimento di un pubblico quando quest'ultimo è composto da clienti di un'attività di lucro è un lavoro. Quindi chi effettua l'esibizione è un lavoratore a tutti gli effetti. Questo non è una questione ideologica, è proprio un fatto. Quindi, dal momento in cui voi vi esibite all'interno di un locale, di un pub, di un ristorante, di un hotel, siete lavoratori. In caso di qualunque tipo di controllo, voi siete lavoratori. Così come lo è il barista, il cameriere, chi fa le pulizie, il pizzaiolo, eccetera, siete dei lavoratori. Qualunque dubbio vi possa venire su argomenti che magari non vi ricordate bene, se voi pensate a questo punto qui, vedrete che la soluzione vi arriva in automatico. Il primo spauracchio
Diciamo, e la domanda più frequente che viene fatta sull'argomento esibirsi in regola è l'agibilità EMPALS, che adesso si chiama agibilità IMPS ex gestione EMPALS. Che cos'è l'agibilità? L'agibilità è quel documento che comprova il fatto che per una determinata data, vostra esibizione, quindi giornata lavorativa, vi verranno versati i contributi. Quindi un documento che fa il datore di lavoro, o dovrebbe fare il datore di lavoro, che in caso di controlli fa vedere, e chi fa il controllo verifica che l'artista tizio lavora questa data qui, percepirà tot compenso e quindi è regolare, gli verranno versati i contributi. La domanda successiva è quella che mi fanno per prima cosa quando telefono in ufficio, è: quanto costa l'agibilità? Attenzione, voi sapete che cos'è l'agibilità? Avete già sentito, no? Ok. Allora, il documento di agibilità non ha alcun costo. Oh, perché di fatto il costo non è il fare il documento di agibilità. Il costo è i contributi che verranno versati per il compenso che l'artista riceverà. Ok? Chi propone un fisso, fate attenzione, perché le tasse in generale sono delle percentuali. Se sono delle percentuali non possono mai essere un fisso. E l'agibilità nella fattispecie sono, come dicevo, dei contributi che vengono versati e calcolati in percentuale sul compenso e sul cachet, quindi, che prenderà l'artista. Se è una percentuale non può mai in nessun modo essere un fisso. Ci sono delle strutture che fanno il lavoro simile a quello che facciamo noi, e che propongono proprio già dall'home page agibilità a 30 euro. Allora è sbagliato sia l'affermazione, perché ripeto che l'agibilità non ha nessun costo, sia il contenuto, perché l'agibilità a 30 euro, quindi contributi 30 euro fissi indipendentemente da quanto è il vostro cachet, non può mai essere nella vita. Se c'è un controllo sono problemi per chi propone questa cosa prima di tutto, ma in certi casi anche per l'artista. Quindi su questo fate attenzione. Adesso arriviamo agli esempi numerici, quindi ripeto, non spaventatevi. In questo caso sono i conteggi che vengono applicati come cooperativa esibirsi sul tipo di contratto che noi applichiamo. Allora, quando un artista si iscrive con la cooperativa esibirsi, viene inquadrato come lavoratore autonomo dello spettacolo, socio dipendente non subordinato della cooperativa con contratto di co-co-co. Per dirvelo, nel senso, non prendete nota che non... E abbiamo scelto quel tipo di contratto perché è un contratto che rispecchia un po' la gran parte degli artisti, cioè che non lavorano ogni settimana, tutti i giorni della settimana, ma lavorano a spot, e quindi magari fanno un weekend dove lavorano tutti i giorni, settimana dopo non lavorano. E in più perché era il tipo di inquadramento che permetteva di far spendere meno, il meno possibile a livello di tasse e contributi, i nostri artisti. Allora, in questo caso prendiamo l'imponibile, sapete tutti che cos'è? Allora, perché serve capire anche quello. L'imponibile, quando voi prendete una fattura, perché andate a comprare la chitarra, per dire, sulla fattura della chitarra c'è scritto X, che sarebbe l'imponibile, più IVA al 22%, uguale totale fattura. L'imponibile è la parte senza l'IVA. Ok? Le tasse e i contributi vengono calcolati sulla base imponibile, quindi sull'imponibile tolti i costi. Comunque, insomma, il conteggio delle tasse viene fatto sull'imponibile, non sul totale fattura, perché il totale fattura comprende l'IVA, che è già una tassa. Sono riuscito a spiegarmi in maniera semplice? Bene. Allora, la prima cosa da versare come cooperativa è l'IRAP, che è un 3,9% sull'imponibile. Successivamente, per calcolare l'ex EMPALS e l'INAIL, abbiamo semplificato i conteggi e semplificato le due percentuali, ed è uscita questa percentuale lunghissima, che è 25,87102%. Il conteggio per calcolare l'ex EMPALS e l'INAIL è quindi imponibile meno l'IRAP, perché non si pagano le tasse sulle tasse, come dicevamo prima, diviso il numero di componenti, questo per calcolare quanto è il costo per componente, meno 46 euro se l'esibizione è fuori dal comune di residenza, e qui apro una piccola parentesi,
La nostra cooperativa applica il rimborso spese forfettario di trasferta, che vuol dire che dal momento in cui l'artista, quindi il componente, si sta esibendo fuori dal suo comune di residenza, quindi non provincia ma comune, gli viene riconosciuta una parte dell'imponibile come rimborso spese di trasferta, una parte forfettaria, come scelta che abbiamo applicato noi, che va fino a 46 euro massimo, anche se ti esibisci nel comune limitrofo. Questa parte di rimborso spese è una parte dell'imponibile che resta esente da tassazione, quindi non crea reddito e non vengono calcolate le tasse, neanche i contributi. Altre cooperative applicano rimborso spese chilometrico, sono scelte, sono tutte e due scelte giuste, sì, corrette insomma. Noi abbiamo scelto il forfettario perché la maggior parte dei nostri soci non si spostano a livello mondiale, cioè nel senso che non fanno tournée in giro per il mondo, e quindi era più conveniente, perché sono 46 euro a componente giornalieri, quindi se voi state via 2 giorni sono 46 più 46. Il rimborso spese chilometrico invece tiene proprio conto del chilometro percorso e viene moltiplicato per un certo numero che ti comporta il rimborso spese. Quindi era più difficile da calcolare per gli artisti ed era meno conveniente. Quindi imponibile meno lira, perché abbiamo detto che non paghi tasse sulle tasse, diviso numero componenti per calcolare il costo a componente, meno 46 euro che si tolgono solo se sei fuori dal comune di residenza, per la percentuale lunghissima che abbiamo detto prima. Se il risultato è inferiore a 17, si andrà a versare 17, perché sono 16 il minimo di ex empas, di contributi giornalieri sotto il quale non si può scendere, e 1 euro di INAIL, che è il minimo di INAIL sotto il quale non si può scendere. Per fare un esempio pratico, su un imponibile per una persona di 120 euro più IVA per una giornata sola fuori dal comune di residenza, sono 120 per 3,9% uguale 4,62 ed è l'IRAP che va versata. Dopodiché riprendo i 120, tolgo l'IRAP che è già tassa, diviso un componente, meno 46 euro perché abbiamo detto che è fuori dal comune di residenza, per la percentuale, ed esce il risultato di 17,93, che sono l'ex empas e l'INAIL. Quindi il totale che andrò a pagare sono 17,93 più 4,68, totale 22,61. I 22,61 sono su 120, non sono sul totale fattura, perché sul totale fattura c'è anche l'IVA. Ok? Ci sono domande? L'IVA come regista prende in tasca di vanno 100 euro. L'IVA come regista? Sì, 97,39 euro. Dopo ve lo spiego, c'è un capitolo apposta. Ma l'IVA, tenete conto che l'IVA per voi non è un costo, nel senso che il locale che vi paga, dovrebbe pagare quell'IVA all'erario, invece la dà a voi, che la date a noi, che la diamo all'erario. L'aliquota la spiego nelle ultime slide. Le 120 sono comprese quelle 43, sì, che è una parte che resta esente da tasse, ma non è un rimborso spese, che non è un costo, eh. Questo è un vostro vantaggio, perché è una parte dei 120 che resta esente da tasse. Ok? €17? Il minimo è 16 di examples e 1 di INAIL. Sì. Sì, è sempre a componente. Quello è il minimo sotto il quale non puoi andare. No, qui parliamo solo dell'inquadramento lavorativo dell'artista, non c'entra quanto pagano le associazioni. Niente, allora questo è l'esempio per chi non è esente dagli adempimenti ex empals. Credo di essere nella zona di fischio. Ok, andiamo a vedere, prima di vedere l'esempio per gli esenti, andiamo a vedere chi è esente e chi non è esente. Da finanziare 2008, per dirla in maniera più semplice, sono stati individuati dei casi in cui di artisti che sono, per i quali si è esentati dall'adempiere agli adempimenti ex empals, quindi non serve fare l'agibilità che dicevamo prima e non serve versare i contributi. Allora, per prima cosa, qua l'ho spiegato in maniera semplice, come si faceva all'elementare con sovrainsiemi e sottoinsiemi. Allora, il primo sovrainsieme nel quale bisogna rientrare è quello della musica dal vivo, perché
I casi di esenzione riguardano esclusivamente la musica dal vivo. Ma io sono DJ? No, non rientri nei casi di esenzione. Ma io sono, non faccio 5.000 euro? Non rientri nei casi di esenzione. Il primo step per rientrare è fare musica dal vivo. Definizione di musica dal vivo, perché sembra scontato e banale, ma in realtà ci sono dei litigi che durano una giornata intera per spiegare a un artista che non fa musica dal vivo quando è convinto di fare musica dal vivo. Allora, adesso vi faccio vedere la definizione di musica dal vivo nell'ambito fiscale, che non c'entra niente con la definizione di musica dal vivo in ambito SIAE, che è una cosa diversa. Vi leggo proprio testuale. Musica dal vivo. La musica può definirsi dal vivo quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di più strumenti originali, ovvero con l'utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici. L'impiego di uno strumento polifonico che si avvale però di una vera e propria orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari diversi strumenti musicali non realizza autentica musica dal vivo. Quindi, chi fa piano bar e ha le basi campionate sotto che gli partono con la base ritmica, non fa musica dal vivo, neanche se suona effettivamente la tastiera sopra. Non è musica dal vivo. Chi fa il karaoke, ovviamente non è musica dal vivo. Chi, ci sono, van di moda i DJ che fanno il live. È un live che non è un live, perché stanno mescolando dei campionamenti, ok, di musica pre-registrata dei campioni, quindi non è musica live. Avete qualche esempio? Una band che però utilizza... Ecco, allora, l'esempio che faccio in ogni workshop sono Subsonica e Negramaro. No, boh, ma facciamo cose proprio pop. Subsonica e Negramaro hanno i campionamenti, ma sono una parte molto residuale e marginale del complesso, no? E quindi fanno musica dal vivo. I Motel Connection fanno parte che fanno finta di suonare, questo ve lo dico io, e fanno effettivamente, non fanno musica dal vivo, nel senso che se il bassista Samuel il bassista Samuel alla chitarra e alla voce si staccano, la musica prosegue, la gente, parte che anche la voce prosegue, ma ve lo dico sempre io, però quella non è proprio musica dal vivo. L'orchestra di liscio che suona in playback non è musica dal vivo, però lì sta chi fa il controllo capirlo, ok, però se devi proprio non è musica dal vivo. Quindi quei casi lì che non è musica dal vivo non rientra nei casi di esenzione, mai, in nessun caso. Guardi, però anche chi suona solo esclusivamente uno strumento monodico in questo caso non rientra? No, no, rientra, perché c'è un ovvero, ovvero con l'utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quindi anche se lo usi, ne usi uno. Suona uno strumento monodico. Ah, no, no. No, non sarà, no, no, no. Quindi è un concetto sbagliato. Sì, infatti hanno fatto una proposta di modifica per questo punto qua. L'organetto è fondamentale. Sì, sì, l'organetto è musica dal vivo. Non è musica dal vivo. Campionatori, cioè il campionatore è proprio specificato. Dov'è? Ma sei associato ad un sintetico. Sempre campionamenti. Credo che sia una motivazione, o meglio, un'osservazione un pochettino antica. Anche perché i campionatori e i catalizzatori ti permettono di realizzare armonie e lavorare in maniera politica. Però cioè, io ti dico qual è che è la norma. Cioè, il problema è, allora, il problema, tenete conto che le norme sono tanto restrittive quanto l'italiano medio cerca di fare il furbo. Quindi la colpa è sempre di quello che cerca di fare il furbo. Perché, per fare un esempio, l'agibilità è un documento che va presentato sempre preventivamente rispetto preventivamente rispetto all'esibizione. Quindi non è che se io mi esibisco oggi, domani posso fare l'agibilità. O lo faccio prima o non posso più farla. Ok? Quando noi abbiamo avviato la cooperativa nel 2002, c'era tempo 5 giorni dopo l'esibizione per fare l'agibilità se ti dimenticavi.
siccome il 90% degli musicisti e degli artisti la faceva sempre dopo in caso di controlli, hanno eliminato e hanno detto solo prima. Quindi la restrizione è causa di quelli che facevano i furbi, che erano il 90% però. Quindi chi è causa del suo mal? Noi c'eravamo. Sì. Ah no, aspetta, sì. Secondo me sì, però una mia interpretazione. No. Perché no? Si allontanano dallo strumento, suona sempre lo strumento. Boh, dipende da che cover, ci sono band e band. Allora, assimilato il concetto di musica dal vivo, allora io faccio musica dal vivo, quindi potrei essere esente, non è detto. La seconda cosa è rientrare in uno di questi quattro categorie. Allora, minore di 18 anni, quindi fino al compimento del 18° anno d'età, poi quelli minori di 18 anni hanno tutta un'altra serie di problematiche che potrei anche dire. Studenti fino a 25 anni, quindi fino al compimento del 25° anno di età, pensionati sopra i 65 anni, quindi da 65 anni e un giorno, chi versa già altro tipo di contributo per lavoro autonomo o dipendente. Per esempio, l'esempio più diffuso tra i musicisti è l'insegnante di musica. Chi fa l'insegnante di musica in maniera regolare, quindi non regolare nel senso che lo fa regolarmente, ma che lo fa in maniera regolare, quindi assunto, o con partita IVA propria e quindi si versa i contributi, o è assunto con una scuola e quindi gli versano i contributi, rientra perché versa già altro tipo di contributo diverso da quello del settore examples. La domanda qui dovrebbe essere: ma se io insegno da settembre a giugno o a maggio, come funziona che tu sei esente da settembre a giugno o maggio e i mesi estivi non sei più esente? Sì, perché il gruppo è composto da X componenti. No, allora il discorso è che siete 5 lavoratori, tu elimina la questione gruppo, siete 5 lavoratori di cui 4 esenti, 1 no, o 1 esente, 4 no. Sì. Basta che sia portatore di partita IVA e esente. No, basta che gli vengano versati o che versi altro tipo di contributi diversi da quelli dell'ambito musicale. Se è un libero professionista che vende aspirapolveri è esente, se è un libero professionista che fa il musicista non è esente perché quello è il suo lavoro, deve versare quei contributi lì. Ok? Se si rientra in una di queste quattro categorie e si fa musica dal vivo sempre, quello abbiamo capito, si rientra nei casi di esenzione dagli adempimenti examples fino al raggiungimento dei 5.000 euro di reddito annui derivante dall'attività musicale. A persona, perché si ragiona sempre il lavoratore. Cosa succede se supero i 5.000? No, quella si sta confondendo con la ritenuta d'acconto, che è un'altra cosa. Cosa succede se supero i 5.000 euro? Che sono esente fino ai 5.000, dei 5.001 euro devono farmi l'agibilità e devono versarmi i contributi examples, indipendentemente dal fatto che rientri in tutto il resto. Non è che quando arrivi a 5.001 euro devi versare anche per quello che hai passato, semplicemente cambi da lì in poi e ogni anno ricominci, poi quindi sono 5.000 all'anno. Scusa, studente fino a 25 c'è università? Sì, conservatorio, studenti elementari, uno che ha 25 anni all'elementare è esente, anzi scusa 24 anni perché è fino al compimento del 25esimo. Però cioè quello va dimostrato proprio come iscrizione all'università. Allora, viene fatto un modulo di esenzione, che è il modulo dove un'autocertificazione dove ognuno dichiara di essere esente. Dopo vi spiego i rischi del dichiarare di essere esente quando non si è esenti. Perché in caso di controllo approfondito, se uno dichiara che già versava altro tipo di contributo per quella data, possono chiederti la busta paga di quel mese lì. Ok, in questi casi quindi diciamo che siete esenti, quindi qui i conteggi cambiano notevolmente, perché
come vedete qua non c'è più 25, eccetera eccetera, ma è 1,9, perché resta solo l'INAIL. Quindi l'IRAP è uguale, quindi imponibile per 3,9% è uguale. Qui invece hai solo l'INAIL, e quindi imponibile meno l'IRAP diviso il numero di componenti meno 46 se sei fuori dal comune di residenza per 1,9%. Se il risultato è inferiore a 1 si versa 1. Nell'esempio pratico, 120 euro, hai sempre 4,68 di IRAP e hai 2,19 euro di INAIL, quindi in totale andrai a pagare 6,87. Come vedete, nei conteggi che facciamo vedere come cooperativa non c'è l'IRPEF, perché come cooperativa noi non facciamo sostituti d'imposta. A marzo di ogni anno mandiamo la certificazione unica con il reddito prodotto nell'anno precedente, non tiene conto dei 46 euro, che come dicevo resta esente da tasse, e in base allo scaglione d'appartenenza del lavoratore, questo, se ha da versare perché supera i 7.500 euro da quella che è l'unica attività sua, avrà l'IRPEF da pagare. Se fa già altro tipo di lavoro, somma i redditi e avrà quella percentuale di IRPEF da pagare. E rispetto ad altre cooperative hanno un contratto di lavoro subordinato, quindi già ti fanno da sostituto d'imposta e ti trattengono già l'IRPEF, ma alla fine della fiera il conteggio sempre quello è dell'IRPEF, perché sei da conguagliare, alla fine devi conguagliare, se no hai pagato uguale a quello che avresti pagato con noi. E abbiamo finito i conti. Giulia, però una cosa. Sì. Che secondo me è proprio quello che la testa dice. Tu hai detto, no, scusa, quella è la ragione che stiamo facendo noi, apposta. No, qua abbiamo fatto, no, se dicevi del gruppo, io qua è 120 a persona, quindi è sempre una persona, infatti ho diviso per uno. Allora, diciamo che siamo esenti. Cosa vuol dire essere esenti dagli adempimenti ex-EMPALS? Essere esenti dagli adempimenti INPS ex gestione EMPALS significa esattamente quello che è scritto, ovvero non serve fare il documento di agibilità e non serve versare i relativi contributi. Resta in l'obbligo di regolarizzazione fiscale contributiva, perché restiamo comunque dei lavoratori, quindi chi ci chiama deve comunque regolarizzarci. E qui la domanda più diffusa in assoluto delle telefonate e delle email che ricevo è: ma se mi esibisco gratis? Perché sono esente dagli adempimenti ex-EMPALS. Allora, abbiamo detto, sono già esente dagli adempimenti ex-EMPALS, quindi a livello fiscale io dico che sono gratis, errore che spesso anche i funzionari SIAE dicevano, dando un'informazione sbagliata, dicevano basta che dichiari che lavori gratis, non importa. Boh. Ricordate la prima slide che vi ho detto, da questa frase ragionateci, che è sempre da lì che trovate le risposte. Sei un lavoratore. Cos'è la definizione di lavoratore? Colui che presta un servizio in cambio di un compenso. Quindi gratis non puoi essere. Perché dal momento in cui ti stai esibendo in un'attività che trae profitto dal tuo lavoro, stai lavorando, e un lavoro deve essere retribuito per forza. I casi in cui ci si può esibire gratis. Avevo ragione o no, che ogni volta la domanda che sorge sulla slide successiva, beh, studiato al dettaglio, Quando ci si può esibire gratis? Allora, 1. Quando non è correlata alla manifestazione alcuna attività di lucro che tragga vantaggio dall'esibizione, quindi non c'è un chiosco, non c'è un ingresso a pagamento, eccetera. Esempio classico, il mio comune organizza una cosa in piazza per la gente del paese o per i ragazzi del paese, io vado a suonare gratuitamente, il comune organizza e non è un ente, non dovrebbe, non è un ente di lucro. Io vado gratuitamente perché lo faccio per i ragazzi del paese, lì posso farlo perché la mia esibizione, dalla mia esibizione non trae vantaggio lucrativo nessuno. Se un chiosco dei panini e tu ti esibisci per conto del chiosco dei panini, devi essere in regola. Se il chiosco è correlato alla manifestazione, tu non potresti in teoria farlo gratuitamente, però in realtà, ti dico in quel caso lì come funziona di solito. Il comune organizza e quindi è il comune che ti chiama, tu suoni per il comune che non ha scopo di lucro, la manifestazione non ha scopo di lucro, dopodiché in fondo alla piazza c'è il chiosco che è organizzato dalla Proloco
e non è correlata all'esibizione, quindi le due cose sono staccate, tu puoi esibirti gratis. Ma il comitato è sempre una cosa diversa dal comune. L'importante è che siano staccate le due cose. Secondo caso, quando si tratta di una manifestazione dove l'intero ricavato viene devoluto in beneficenza, ma a chi? A enti o cause riconosciute, come esempio UNICEF, Telefono Azzurro, per i terremotati, le popolazioni terremotate. In questo caso ci si può andare ad esibire gratuitamente, perché tutto il ricavato viene devoluto in beneficenza. In caso di controlli in cui vedono che chi ha organizzato in realtà si intasca la metà, risponde lui, perché tu sei andato in buona fede e hai detto io l'ho fatto per beneficenza. Dal momento in cui invece c'è una sagra, quindi una proloquo, che comunque è un'associazione che organizza, quella non è beneficenza per sostenere l'associazione. Ci sono dei casi in cui si può anche andare a esibirsi gratis per un'associazione, in cui l'associazione fa un festival dove il chiosco è appurabile che l'incasso serve per pagare il service, per dire, e quindi è una cosa molto ridotta e molto piccola, allora lì puoi ancora giustificare. Ma già quando il festival fa un sacco di gente, quindi fa degli incassi di un certo tipo, è difficile giustificare l'esibizione gratuita. 3. Quando si tratta di festa privata, e qui serve la definizione di festa privata. Se noi adesso facessimo un'esibizione qui dentro e la porta è chiusa, l'ingresso è riservato solo a chi è stato invitato alla riunione, non è una festa privata, perché questo è un locale pubblico. Quindi dal momento in cui la festa si trova, o l'esibizione si trova all'interno di un ambiente che è un luogo pubblico, non può essere esibizione gratuita, perché non è una festa privata. Festa privata è quando organizzo il mio compleanno a casa mia, invito telefonicamente gli amici e i parenti, quella lì è una festa privata. Chiedo in noleggio la sede degli Alpini, che da noi va per la maggiore, che non è un ente, cioè non è un luogo pubblico, diciamo, e non faccio nessuna pubblicità, telefono sempre agli amici e ai parenti, faccio lì la mia festa di laurea, quella lì è una festa privata. Dal momento in cui sono in un locale pubblico non è mai festa privata, dal momento in cui promuovo l'evento non è mai festa privata. Dubbi? Un matrimonio? No. Il matrimonio è... La tua laurea però affitti un luogo pubblico. Non è privata. Diciamo che il luogo ha la priorità, se il luogo è pubblico. In quel caso lì, luogo e pubblicità. Anche se l'evento non è utilizzato, comunque. È capitato dalle mie parti che ci fossero dei ragazzi che avevano la casa della nonna di uno di questi defunta qualche anno prima, loro facevano ogni inverno dei ritrovi in cui erano sempre un centinaio di persone, non lo promuovevano, facevano solo il passaparola, uno faceva il DJ, c'era un chioschetto a prezzo di costo, quindi prendevi la birra, la pagavi quello che costava la birra fondamentalmente, ed era sempre andato tutto liscio, facevano ogni settimana una festa. Hanno fatto l'anno nuovo, diciamo, e uno degli organizzatori è venuto in mente di mettere l'evento su Facebook. Gli è arrivata la Guardia di Finanza, hanno preso 40.000 euro di multa perché avevano un luogo non adibito a attività pubblica, a pubblico intrattenimento, diciamo. Tutti i dipendenti in nero, tutto non dichiarato, quindi tutto in nero, quindi hanno preso una saccagnata di quelle notevoli. E l'altro esempio che faccio è quello dei matrimoni, perché la domanda più diffusa che guarda, sono tutti quanti musicisti amici, da noi tutti quanti i musicisti sono i migliori amici o compari di nozze di qualcuno. Ma devo andare al matrimonio di un mio amico, vado gratis, posso? No. Perché? Ma io voglio regalargli la mia esibizione. Non puoi, perché stai lavorando in un'attività di lucro. E i controlli li fanno, perché sembra di no, ma anche i matrimoni. E ho avuto proprio un caso come cooperativa di un socio della provincia di Como, a distanza di 5 anni hanno fatto un controllo, un'ispezione al ristorante e hanno preso tutte quante le fatture di tutti i matrimoni, li hanno incrociate anche coi borderò. A borderò gli hanno chiesto al gestore, dammi tutte le agibilità e le fatture o esenzioni e le fatture dei musicisti che si sono esibiti. Sapete benissimo che, penso, che ai matrimoni non sempre è il gestore del locale che organizza la musica, spesso sono gli sposi, no? Che assumono direttamente l'artista.
Perfetto, quindi quello del ristorante ha dovuto chiamare tutti gli sposi degli eventi che non aveva organizzato lui, la parte musicale, chiedergli agibilità e fattura. Tant'è che mi ha chiamato sto musicista dicendo: guarda, di 5 anni fa io non ho più niente, voi avete, noi avevamo ancora ovviamente in archivio la roba, gliel'abbiamo mandata ed è risolta lì. Però i controlli comunque li fanno poi sempre con un largo lasso di tempo. Non so se sperando che qualcuno perda le carte, eh? Così. Però cosa c'entra? Bene. E quando si tratta di concorso musicale, anche qui è da spiegare bene, concorso musicale che sia un concorso musicale ed è pacifico che sia un concorso musicale. Cosa vuol dire? Che se io ho un locale, organizzo un concorso che va da settembre fino a agosto, è presumibile che io lo faccia per non pagare i gruppi. Non si può fare. Se io faccio un concorso invece che ha una durata ben delimitata e che ha un premio che fa capire che effettivamente si tratta di un concorso, allora quello è un concorso musicale e posso andare a esibirmi gratuitamente. 5. Quando ci si esibisce all'interno di un club, circolo privato, con ingresso riservato ai soli soci tesserati, del quale anche l'artista è socio. Avete presente i club? Tessera Arci o altro tipo, dove ti entrano solo quelli che sono tesserati. Se l'artista è anche lui tesserato, può offrire un'esibizione per gli altri tesserati gratuitamente. È ovvio che se lo fai ogni settimana un qualche sospetto in caso di controlli può venire. Primo problema. Secondo problema, i club, almeno dalle parti mie, hanno fatto dei controlli, cioè li hanno proprio sterminati, ce ne pochi, sono solo quelli che effettivamente sono club. Domande sul club? No. Il club è roba di circolo. Sì, quelli. Circolo privato, uguale. Quelli dove entri solo con la tessera. L'altra domanda che è più gettonata è: basta sia in regola un componente, che un po' si rifà a quello che dicevi? Allora, io rispondo sempre con un'altra domanda. Ho un ufficio con 4 impiegate, per essere in regola basta ne regolarizzi una sola o serve le regolarizzi tutte e 4? La risposta è scontata e, se fate caso, si rifà di nuovo al concetto iniziale, cioè sono singoli lavoratori e i singoli lavoratori devono essere tutti regolarizzati. Quindi un gruppo da 5 sono 5 lavoratori e tutti e 5 devono essere regolarizzati. Inoltre, e qui è una nota in piccolino sotto, faccio un esempio: se un gruppo da 5, uno si iscrive a una cooperativa e dichiara di essere in regola, fa dichiarare il gruppo di essere in regola, quindi fattura uno per tutti quanti. Il gruppo prende 500 euro, ipotesi. Quindi la persona che fattura 500 euro e fiscalmente risulta che ha preso lui 500 euro. Quindi i 100, 100, 100 e 100 che ho dato agli altri 4 componenti fiscalmente non risultano. Quindi nella certificazione unica con la quale si pagano le tasse a fine anno risulta che il componente sfigato a quel punto che ha fatto per tutto il gruppo la regolarizzazione paga le tasse per tutti quanti. Quindi lui non ha preso 100 euro per quella data lì. Forse ha preso un euro perché poi devi pagare le tasse su 500. Chi fa i controlli? Allora, gli enti che fanno i controlli sono la fantomatica SIAE, la Guardia di Finanza, l'Ispettorato del Lavoro, com'è? L'INPS e l'INAIL, e poi per completezza, però in realtà c'entra poco con l'argomento, però anche le forze dell'ordine, polizia, vigili, eccetera. Vediamo appunto, lei in prima fila, facciamo attenzione, se no la interrogo dopo. Allora, dicevo, l'ultimo l'ho messo per completezza, però in realtà c'entra poco con l'argomento. Primo, la SIAE. La SIAE si occupa di diritto d'autore e controlla i permessi SIAE del locale, quindi che il locale abbia fatto la richiesta alla SIAE e il permesso SIAE, responsabilità in capo al locale, non all'artista. E la compilazione corretta dei borderò, quindi che io abbia messo i brani che effettivamente ho fatto e non abbia messo brani che non ho fatto. Responsabilità sia del locale che dell'artista. Dell'artista perché ovviamente l'artista è quello che compila. Del locale perché il locale dovrebbe stare attento a quello che l'artista suona e scrive. In questo caso mi sento di difendere un po' il gestore del locale, perché è un po'...
Sì, locale l'ho detta così. Sì, sì, organizzatore, allora io dico sempre gestore del locale o organizzatore dell'evento. È la stessa persona. E terzo caso che riguarda solo i DJ, che qua non credo ce ne sia, ma comunque che il DJ utilizzi materiale originale, e lì la causa, e sono problemi anche seri, è del DJ. Guardia di finanza controlla principalmente la parte fiscale, ovvero che gli artisti siano in regola per quanto concerne i compensi e vi sia regolare documentazione. Anche la guardia di finanza può verificare che si utilizzi il materiale originale. Responsabilità in capo al gestore del locale o organizzatore dell'evento. Ispettore del lavoro verifica che i lavoratori siano regolarmente assunti, retribuiti e che gli siano versati i contributi quando questi sono dovuti. Responsabilità a carico del gestore del locale e organizzatore dell'evento. Sempre a Giuseppe la colpa. Maggior parte dei casi, poi spiego quando è colpa la causa degli, la responsabilità degli artisti. INPS e INAIL hanno il compito di verificare periodicamente la regolarità contributiva, ovvero di accertare che i contributi vengano versati correttamente e dichiarati. Responsabilità a carico del gestore del locale, organizzatore dell'evento. Forze dell'ordine, come dicevo prima, solo per completezza, verificano il rispetto degli orari, i permessi del comune, eccetera. Cosa chiedono gli artisti? Allora, questi enti vanno o separatamente o tutti insieme tipo Avenger. Capita nei locali più grossi dove c'è tanta gente, allora arrivano in tanti, di solito possono anche essere scortati da qualche carabiniere che controlla le vie di fuga in maniera che non scappi qualcuno in nero. Perché non è che controllano gli artisti, che ce l'hanno con gli artisti, controllano tutti i dipendenti del locale, quindi gli artisti, camerieri, baristi, eccetera. Cosa chiedono gli artisti? Che è lo stesso che chiedono poi agli altri lavoratori. Vengono richiesti documenti di tutti quelli che risultano lavoratori in quell'evento. Nota importante, sono in console e sono DJ. Lì c'è un mio amico che sta in parte a me a guardarmi mentre suono. Quello lì sta nel posto di lavoro. In caso di controllo gli chiedono i documenti perché risulta un lavoratore, perché sta lì. È come il discorso che non si può andare dietro il banco di un bar, no? Perché in caso di controlli fanno la multa al gestore. Stesso discorso, quindi in teoria neanche sul palco. Nel caso del palco credo e spero c'è più tolleranza, nel senso che se tu chiami uno a cantare un brano perché è un tuo fan, canta un brano, torna giù, è palese che è una, cioè, fa parte dell'intrattenimento, diciamo. Però giusto sapere anche quello. Se fa un brano, dipende da come, se il controllo arriva e sta a guardare e poi interviene, o se il controllo arriva in quel momento. I documenti comunque te li chiedono, poi in qualche maniera giustifichi in quel caso lì, però sempre meglio evitare. Viene fatta un'intervista ai singoli lavoratori, nota importante a chi è iscritto a una cooperativa. Una delle cose che chiedono è: sei iscritto a una cooperativa? Allora, se tu vai a contrattare la data in un locale e il locale ti dice no, non voglio sapere, cioè, tu gli dici guarda che se vuoi io sono in regola, sono iscritto a una cooperativa, e il locale ti dice ma che è in regola, chi se ne frega, ti pago in nero, in quel momento lui da cliente che poteva essere diventa datore di lavoro. In caso di controlli la risposta a sei iscritto a una cooperativa in quel caso lì è: sì, sono iscritto a una cooperativa, ma in questo caso non mi esibisco per conto della cooperativa, ma direttamente per conto del gestore del locale. E la responsabilità è del gestore del locale. Mi hai anticipato una domanda che magari avrei fatto alla fine. Grazie. E se io non sono iscritto a una cooperativa, ogni volta che vado a suonare il locale dovrebbe assumerti. Sì, se non sei esente. Se sei esente potrebbe regolarizzarti con prestazione occasionale, quindi poi ti versa la ritenuta d'acconto. Infine viene redatto un verbale che fotografa la situazione generale che si è riscontrata, e spesso il verbale viene inoltrato agli altri enti. Quindi capita spesso che quando fai il controllo alla SIAE mandi il verbale alla Guardia di Finanza, e quindi poi il controllo dei diritti d'autore si trasforma anche in controllo fiscale e viceversa per gli altri enti. Come diceva lui, però se io sono un artista, ho la partita IVA, allora
caso, perché poi porto sempre i casi effettivi perché sono quelli che spiegano meglio le cose, anche perché sono proprio effettivi. Ho un amico che ha un locale abbastanza grosso, una discoteca grossa. Gli hanno fatto un'ispezione riguardante le esibizioni di 2 mesi, perché di solito il periodo in cui o fanno le cose grosse, tipo un anno o più anni, oppure il minimo che controllano è 2 mesi di gestione di un locale, generalmente. E gli hanno contestato la fattura emessa da un DJ grosso, perché gli hanno detto, sì, tu hai la fattura, quindi fiscalmente sei a posto, ma non hai l'agibilità e non hai versato i contributi. Ha ragione, cioè, giustamente il proprietario gli fa, ma scusa, ma lui è un libero professionista che mi ha fatto fattura, io presumo che sia già in regola per conto suo, ed è, cioè, in qualunque altro tipo di lavoro dovrebbe essere così. Loro gli hanno detto, attenzione, che tu ogni volta che lui prenderà una sanzione perché lui non l'ha fatto, però tu sei il responsabile del luogo di lavoro, quindi prima di far lavorare un lavoratore deve essere tu che ti accerti che lui sia in regola. Quindi prima di farti esibire io devo chiederti se hai partita IVA, l'agibilità, altrimenti rischio come se fosse in nero. Le sanzioni. Allora, in caso venga accertata presenza di uno o più lavoratori non in regola, e quindi lavoratori intendo qualunque tipo di lavoratori, compreso gli artisti, le sanzioni per ogni lavoratore in nero sono, è sempre al locale o organizzatore dell'evento, maxi sanzione da 1.500-9.000 euro a persona. Tali importi sono aumentati del 20% nel caso gli artisti siano stranieri non in possesso di valido permesso di soggiorno o minori di età non lavorativa. Oltre a quelli ci sono, sempre a persona, per omessa registrazione dei dati del lavoratore nel libro unico, da 150 a 1.500 euro fino a 5 lavoratori, sempre a persona, da 500 a 3.000 euro se la violazione si riferisce a un numero tra 6 e 10 lavoratori, sopra i 10 dipendenti dai 1.000 ai 6.000 euro. E, ripeto, a carico del datore di lavoro, nel senso che è di chi organizza l'evento sì. Onestamente non so spiegarti il nuovo voucher, quello vecchio sì, regolarizzava, era uno strumento anche semplice da usare alla fine. Quello di nuovo credo di sì, però non so come funzioni. Sì, sì, ma il voucher è perché devi attivarlo anticipatamente, quindi funge un po' da agibilità, cioè dichiaro che è dentro, comprende anche una parte di contributi, quindi è cioè l'INPS ha fatto girare una circolare dove diceva che è a posto. Aspetta, c'era prima lui. Va bene? Allora, una persona inquadrata a livello INPS, in questo caso va a fare uno spettacolo, in base a quello che hai detto tu prima, dovrebbe comunque predisporre il certificato di agibilità. Se non è esente. No, esente. Ah, uno esente non deve fare agibilità. In quel caso lì lui è una autocertificazione dove dichiara di essere esente e poi deve però regolarizzare la propria parte retributiva, cioè, scusa, sì, di retribuzione, quindi non ho o con la fattura o con la prestazione occasionale. Ecco, in quel caso lì il voucher è uno spreco perché vai a spendere di più, perché ci sono anche i contributi che in realtà non servirebbero. Lui ha messo regolare fattura, quindi dietro ha una partita IVA, ha un inquadramento. Sì, però non ha fatto l'agibilità e non ha versato quel contributo lì. No, perché DJ non fa musica dal vivo. Nel caso del musicista invece avrebbe dovuto non era, allora in quel caso lì non era esente, se fosse stato musicista non era esente perché non versava altro tipo di contributo, di lavoro faceva il musicista. In quel caso lì. Vabbè, se ha la partita IVA che fa esibirsi in questo modo. Se ha una partita IVA con la quale vende aspirapolveri, lì è esente. Se ha una partita IVA come musicista non è esente perché quello è il suo lavoro. Sta facendo il motivismo per me, secondo me. Dicevo, se un individuo suona per compiere una situazione a fisco di lucro. Se non è correlata a nessuna attività di lucro, quindi che non c'è un chiosco che sta lavorando o che l'attività del chiosco è limitata. Dipende. Ci sono associazioni non a scopo di lucro che però lucrano, cioè nel senso che fanno l'attività commerciale, che è il chiosco. Se si esibisce per conto di un'associazione in un posto che fa scopo di lucro? Non potrebbe farlo l'associazione. Dopo ve lo spiego, perché c'è un capitolo differenza tra cooperative e associazioni.
Altre domande? Le sanzioni sono pesantissime. Allora, il discorso che parlavamo, abbiamo parlato più di una volta con Giuseppe, il discorso che fanno tanti locali in cui va qua non c'è mai stato un controllo, è come dire, sono sempre andato via senza cintura, non mi hanno mai preso, basta una volta. Anche in questo caso non ci hanno mai fatto controlli, quando ti arriva un controllo con queste cifre qua, chiudi, se non sei proprio un locale grosso. E io un esempio di un locale non grosso, vicino a dove sto io, che faceva semplicemente il DJ set di aperitivo una volta alla settimana, quindi proprio un localino piccolo, l'hanno tenuto d'occhio 2 mesi, hanno preso tutti i bordereau dei 2 mesi, hanno chiesto agibilità e fattura di quei 2 mesi lì, dove c'era agibilità e fattura, ok, le altre date scoperte, queste sanzioni qua, è andato sui 20.000 euro e ha chiuso. E gli artisti non hanno preso nulla di multa. Chi rischia le sanzioni? Allora, nella quasi totalità dei casi il responsabile è il gestore del locale e organizzatore dell'evento, che non è una cosa della quale essere felici, nel senso che comunque quando poi un evento non lo fanno più perché ho un locale che faceva musica chiude, è una perdita anche per gli artisti, perché ne hanno un posto in meno dove andare a esibirsi. Quindi magari noi cercheremo di fare come cooperativa, nel lavoro di informazione abbiamo pensato di fare anche un volantino informativo per i gestori dei locali, dove spieghiamo che rischi corrono, come possono regolarizzare gli artisti, eccetera. Quando rischiare è l'artista. Qua attenzione, perché è una cosa che vi interessa particolarmente. Allora, primo caso, quando l'artista o la band suona in modo continuativo per tante date in tanti locali, in questo caso si può intendere che l'artista si stia comportando di fatto come un libero professionista in nero. Quantificare il quanto numericamente è impossibile, però è abbastanza logico. Cioè, se io ho un gruppo che suona ogni settimana in giro per la provincia, per la regione o addirittura in giro per l'Italia, con tanto di manifesti, ho una pagina Facebook dove promuovo tutti i miei concerti e ne faccio tantissimi, ho un gruppo di fan numerosissimo, è ovvio che sono un professionista. Quindi il locale la multa la prende sempre a prescindere, perché come abbiamo detto deve accertarsi che chi lavora lì sia in regola. Ma in quel caso lì la sanzione la prende anche l'artista. Dalle nostre parti c'era, anche lì faccio gli esempi per capire, un barzellettiere, che ci sono in tutte le regioni, quelli che fanno le barzellette in dialetto, no? Io seguo anche qualcuno dei vostri. E il barzellettiere era da una vita che faceva il barzellettiere ospite in tutte le proloco della regione, vendeva le cassette all'epoca con le barzellette che venivano vendute in tutti i mercati e non aveva nessun inquadramento fiscale. Cioè, tutto completamente in nero. Hanno aperto un'indagine, hanno controllato tutte le proloco nelle quali si è esibito nel giro di un anno, per dire, se non di più, adesso non me lo ricordo perché sono passati un po' di anni, e lui ha non so se ancora ha finito di pagare il finanziamento che ha fatto per pagare le sanzioni. Due, nel caso venga utilizzato materiale non originale, quello che dicevo prima, per i DJ o anche per chi fa karaoke, per dire se ha le basi scaricate illegalmente. In quel caso lì si rischia procedimento penale. 3. Nel caso l'artista dichiari al gestore di regolarizzarsi per conto proprio e poi non lo faccia. Allora, è ovvio che se siamo io e Giuseppe, gli dico, oh no, tranquillo, sono in regola. Deve provare che io gli ho detto questo. Se però io glielo dico con in parte un collaboratore che testimonia la cosa, o addirittura facendo un contratto dove dichiaro che sono in regola, in caso di controlli lui dice, guarda che io ho un contratto dove lui mi ha dichiarato di essere in regola, quindi già in parte sono tutelato. E la responsabilità ricade poi su quello che ha dichiarato di essere in regola, quindi sull'artista. Quindi le sanzioni che dicevamo prima... L'organizzatore avrebbe dovuto chiedere comunque o esenzione o agibilità, quindi una parte comunque, però già può difendersi in qualche modo. O se prende la sanzione può cercare di far causa all'artista per riprenderseli. 4. Se l'artista è socio di una cooperativa e emette fattura senza inviarne copia alla cooperativa, cosa che mi è successa effettivamente, ed equivale a emettere fattura falsa. 5. Quando l'artista dichiara di essere esente ma non lo è, e per questo c'è una slide successiva, perché questo è un pericolo grosso per l'artista.
perché il documento che si fa per dove si dichiara di essere esente è un'autocertificazione, quindi un documento ufficiale legalmente. Se dichiari di essere esente ma non è così, in questa ipotesi si rientra tra i casi trattati dall'articolo 495 del codice penale, ovvero falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale / personale di controllo su qualità personali proprie. Si rischia fino a 3 anni di reclusione, se non di più. Ovvio che in Italia spesso capita che anche uno che uccide una persona non va in galera, ma però non si dice. Però fino a 3 anni di reclusione convertiti in ammenda o in multa sono tanti, primo. Secondo, l'avvocato per un procedimento penale ti costa tanto, quindi è una cosa assolutamente da non fare. Ultimo caso, quando l'artista si appoggia a un'associazione per regolarizzare le proprie prestazioni lavorative. E dopo spiego il motivo principale. Allora, perché in cooperativa, non è una marchetta questa, nel senso che non sto dicendo perché con noi, che siamo più belli, dico perché in cooperativa in generale. Allora, prima cosa, detta in maniera completamente anticommerciale, iscriversi a una cooperativa non è un obbligo da parte dell'artista, ma è un servizio in più che questi può offrire a chi lo ingaggia. Permette al gestore o all'organizzatore dell'evento di avere gli artisti in regola, evitando tutta la gestione burocratica. L'organizzatore riceve semplicemente una fattura della quale scarica anche il costo, se non si tratta di associazione. Come associazione la fattura gli permette di rendicontare i contributi, per esempio, che riceve. Quindi diventa un servizio effettivamente in più. Ovvio che poi il fatto di essere regolari o con partita IVA propria o con una cooperativa ti permette di proporti come professionista, come diceva prima Giuseppe, nel senso che in quel caso lì sono musicista non vuol dire suono, vuol dire sono musicista di professione. È un servizio comunque conveniente per il gestore di un locale, anche nel caso l'artista sia esente, perché invece di dover fare lui la prestazione occasionale, ipotesi gruppo di 5 persone, 5 prestazioni occasionali, versamento di 5 ritenute da conto, predisposizione di 5 certificazioni uniche da mandare a 5 lavoratori per un'unica sera, diventa un po' un problema. Con i voucher comunque devi comprare i 5 voucher, attivare i 5 voucher. È meno faticoso di fare la ritenuta, però comunque insomma è una cosa in più. E qui è tutto sommato una cosa è molto semplice per il gestore, e vi permette eventualmente di chiedere qualcosa in più al gestore, nel senso che pagare in regola, questa è una cosa che non ci sono delle slide, ma che è la cosa che cercherò di spiegare ai gestori dei locali, non tanto agli organizzatori di eventi ma ai gestori di locali. Pagare un artista 100 euro in nero al locale costa minimo 145 euro. Perché? Perché la base di tassazione minima di un locale è il 45%, quindi se io ti do a te in nero 100 euro, non risulta che io ti ho dato in nero 100 euro, risulta che le 100 euro ce le ho ancora in tasca io. Su quelle 100 euro vado a pagare le tasse, che è il 45%, quindi è come se io ti avessi dato 145 euro. Se invece ti pago 130 euro più IVA, l'IVA la scarico completamente, il costo lo scarico e sul costo non ci pago le tasse. Quindi mi costa meno. E voi percepite la stessa cifra. E questa è la cosa che ti spiego, che non posso scrivere nel manuale perché altrimenti mi accusano. Allora, l'opposizione a questa mia affermazione che mi fanno i gestori è proprio questa. Io non faccio scontrini per 100 euro e pago col nero il nero. Ok. Ma dal momento in cui io ho 100 euro in nero, questa tagliala poi, io ho 100 euro in nero che non posso, cioè che posso farne quello che voglio, mi faccio la spesa a casa mia, che la spesa a casa mia non la scarico. Perché dal momento in cui una spesa, un costo è scaricabile, è sempre un guadagno. Però farlo capire ai gestori è veramente titanico come scontro. Perché loro vedono solo che in quel momento devono tirar fuori l'IVA, che in realtà l'IVA non è un costo. Devono tirar fuori qualcosa in più perché voi dovete giustamente pagarvi la parte relativa a tasse o eventuali contributi, e dicono, ma a me preferisco darti 100 così. Dopodiché, e questo lo può confermare il presidente della cooperativa che è uno studio contabile,
i clienti suoi che fanno questo ragionamento, alla fine quando gli arrivano le tasse da pagare dicono ma tutte quelle tasse lì, ma in realtà io ho avuto dei costi alti, solo che sai, li ho pagati così. Quindi quello che tu risparmi volta per volta, cioè che paghi volta per volta, è tutto risparmiato alla fine dell'anno. Parlo sempre ai gestori del locale, però bisogna fare un po' di informazione. Comunque ripeto, è un servizio che l'artista può. E qui andiamo alla differenza tra cooperativa e associazione. Allora, messo VS sembra uno scontro, in realtà resta fermo il valore dell'associazionismo italiano, nel senso che le associazioni che fanno le associazioni effettivamente hanno un valore enorme. Questo si riferisce invece alle associazioni che si camuffano da associazioni al fine di fare attività di lucro, quindi fanno delle società o vendono servizi. Ed è quello che poi viene contestato alle associazioni. Allora, definiamo la differenza. In cooperativa, allora, come artista in cooperativa sei socio e godi della responsabilità limitata al solo conferimento della quota di capitale sociale. Cosa vuol dire tradotto in non burocratese? Quando ti iscrivi a una cooperativa versi un capitale sociale. Nel caso nostro, ma della maggior parte delle cooperative di settore, è 50 euro. Le versi solo il primo anno che ti iscrivi e dal momento in cui decidi di recedere, chiedi di recedere, ti vengono restituite. Quelle 50 euro lì, in caso noi amministratori facessimo un disastro a livello contabile o facessimo degli atti illeciti, quindi ci prendiamo una multa enorme, scusate, quello che può rischiare l'artista iscritto a una cooperativa come socio sono quei 50 euro, nel senso che possono prendere, aggredire il capitale sociale che è composto dai 50 euro di tutti quanti gli artisti. Quindi il rischio dell'artista è 50 euro, punto. Secondo aspetto, vi è lo scambio mutualistico che si concretizza attraverso l'instaurazione di un preciso rapporto di lavoro tra socio e cooperativa, nel senso che tu ti iscrivi, sei socio dipendente della cooperativa, c'è un contratto di lavoro tra la cooperativa, che è una società, e il socio. Quindi, in parole povere, l'esibizione dei soci nel contesto di un'attività a scopo di lucro, quindi ad esempio dentro un locale, sono proprio tra le finalità principali della società, ovvero nell'oggetto della società c'è quello di creare i presupposti che permettano all'artista di esibirsi in maniera regolare all'interno dell'attività di lucro, quindi poter lavorare. L'associazione. Gli associati, qualora prendessero decisioni o siano fautori di un determinato atto, possono essere illimitatamente responsabili. Esempio. Alle prime slide vi dicevo che ci sono quelli che dicono agibilità a 30 euro fisso indipendentemente da quanto fatturi. Spesso queste sono associazioni. In quel caso lì, se per le date che tu hai fatto e per le quali tu hai versato meno di quello che avresti dovuto versare, sei corresponsabile perché sei complice del presidente dell'associazione che ti ha indicato di fare una cosa sbagliata. Quindi rispondi in solido, quindi in maniera illimitata col tuo patrimonio, della parte riferita alle tue esibizioni. Esempio, ti esibisci ogni settimana e prendi 200 euro, fanno un controllo e verificano che per 3 anni quei 300 euro lì hai versato la parte contributiva sbagliata o le tassazioni sbagliate, risponde l'associazione con il presidente, ma puoi rispondere anche tu come artista perché sei stato complice della cosa. Secondo fatto è il fatto che lavorino non gratuitamente all'interno gli artisti lavorino non gratuitamente all'interno dell'associazione è sempre considerato borderline, nel senso che va bene se c'è una proloco composta da 100 iscritti che ha assunto un'impiegata che fa il lavoro di impiegatizio, lì ci sta, ma se tutti gli artisti sono assunti dall'associazione perché poi vanno a suonare nei locali, lì inizia già a diventare una cosa un po' troppo da società e non da associazione. Ma cosa intende quando sei assunto da un'associazione? Sì. Se le esibizioni comportano un vantaggio per un'attività di lucro, diventa discutibile e contestabile il fatto che a fare tale opera di lavoro sia un'associazione che di fatto dovrebbe attenersi ad un'attività meramente culturale no profit. Mi spiego.
Io ho un'associazione che è composta da tanti gruppi ai quali fornisco il servizio di regolarizzazione, che non potrei fare, perché dal momento in cui il gruppo viene a esibirsi qui è un contesto di lucro, nel senso che, come dicevamo nella prima slide, i singoli artisti sono lavoratori che si stanno esibendo per un'attività di lucro, per intrattenere i clienti di un'attività di lucro. Ok? Quindi fiscalmente l'associazione, che è un'entità no profit, ha fornito dei lavoratori all'interno di un'attività di lucro per farli lavorare, che è una cosa, è una vendita di servizi, cosa che non può fare. Le associazioni, già l'associazione che fa il sito dove dice regolarizzazione fiscale contributiva degli artisti, sta vendendo un servizio ed è una cosa che non può fare. L'associazione cosa può fare? Fa le attività no profit, quindi organizzazione quelle culturali, diciamo, scopo di divulgazione della cultura, dell'arte, della musica, con la creazione di un CD che poi viene distribuito per diffondere gli artisti del luogo, oppure una manifestazione. Queste cose qua può fare l'associazione, non può vendere servizi e non può mandare a svolgere servizi dei propri dipendenti. Dal momento in cui l'artista va per conto di un'associazione, perché emette fattura tramite l'associazione a un locale, è un lavoratore. Se è regolarizzato, è un lavoratore regolarizzato dell'associazione e sta facendo comunque una cosa che non potrebbe fare. Se non è regolarizzato e viene pagato con rimborsi spese, è un lavoratore in nero doppiamente, perché è un lavoratore in nero del locale e dell'associazione. E in quel caso lì può rispondere anche l'artista, perché, come abbiamo detto prima, per le attività che fa lui risponde anche lui, perché si rende complice dell'attività non legale. Ci sono domande? No, parliamo solo in presenza del nostro avvocato. Ma i consulenti che a volte indicano queste strade non pagano mai? No, purtroppo. No, è sconsigliato proprio per fare questa cosa, perché ad esempio ieri parlavo con gli amici che stanno cercando di fare un movimento dei gruppi della zona lì, e gli ho detto: guarda, la forma migliore per fare un movimento, quindi per creare dei contesti in cui esibirsi, è quello dell'associazione, nel senso che insieme fai un piccolo evento in centro, oppure fai un evento anche grosso in un'area adibita, ma quello è un ambito associativo, cioè divulgazione della cultura, della musica, dell'arte. Vendere servizi è un'altra cosa. Non c'entra niente. Per esempio, in questo caso, no? Mi verrebbe in mente la società semplificata. Sì. Però, per chi come noi che non conosce le cose sorte, nel senso, noi non sappiamo come andrà il prossimo futuro, no? La società ogni 3 mesi però ha delle tasse da pagare. Quindi in questo caso, no? Allora. Rischioso. Ripeto, la risposta in questo caso ripeto, non lo faccio a livello commerciale, è la cooperativa che nascono proprio per quello, nel senso che, non dico la mia, le cooperative, nel senso che le cooperative sono società, quindi possono fare quell'attività lì, e l'iscrizione è relativamente bassa. Nel nostro caso paghi 70 euro l'anno. Allora, se devi aprirla tu, ovvio che hai lo stesso problema di gestire un SAS o SRLS. Se invece ti aggreghi a una cooperativa già esistente, non è nessun problema, perché già chi ti fa la contabilità diventi socio. Quando non hai attività, perché magari si scioglie il gruppo, recedi. L'anno dopo si riforma un altro gruppo, ti riscrivi. Possiamo tornare indietro invece un attimo sull'associazione? No, scusami. E l'altra possibilità è quella che ti assuma direttamente il locale. Sono iscritto all'associazione e suono per l'associazione. L'associazione mi deve pagare per quello che Dipende dai contesti. Se l'associazione organizza una cosa in piazza gratuita, puoi andare a esibirti gratuitamente. Cioè, i momenti in cui puoi andare a esibirti gratis sono quelli elencati prima. Invece io non sono iscritto a questa associazione,
dove ogni, ma tu che sei iscritto o non sei iscritto, o chi organizza è un'associazione o non è un'associazione, dal momento in cui non è correlato nessuna attività di lucro alla tua esibizione, puoi esibirti gratis. Dovrebbe iscriverti, dovrebbe assumerti lei, attenzione, adesso, sia nella parte, sia per quanto concerne i locali, sia per quanto concerne soprattutto anche le associazioni, si va pian piano a delineare il fatto che, specie per chi non è esente, ti dicono, ascolta, o sei in regola, altrimenti mi tocca andare a cercare qualcuno che è in regola, nel senso che la parte burocratica effettivamente è un costo, la gestione. Salvo la questione voucher, che può essere un'alternativa. Io ad esempio, parlando di voucher, ho una partita IVA come ditta individuale perché faccio service audio luci, sono uno dei pochi che ha un service suo e non è un fonico, cioè faccio il facchino del mio service, e mi avvalgo di fonici esterni. Col voucher precedentemente li assumevo con voucher perché facevo un massimo di, proprio quando mi andava benissimo, 40 date l'anno, perché non è quello il mio lavoro principale, e quindi avevo due fonici e li assumevo con voucher, mi andava benissimo, lo attivavo prima. Poi hanno tolto i voucher, li ho dovuti prendere con contratto a chiamata, che mi costa di più a livello proprio di gestione della cosa. Poi hanno reintrodotto i nuovi voucher dicendoti che non potevi avvalerti dei voucher se avevi usato altro tipo di regolamentazione dello stesso lavoratore nei 6 mesi precedenti, quindi io non ho più potuto usare i voucher. Io invece volevo chiedere, rispetto alle cooperative, se uno fa una quota associativa annuale, quando poi deve fare le singole gestioni, è un servizio che deve pagare in più? No. Allora, dipende da cooperativa a cooperativa. Ci sono cooperative che ti chiedono una percentuale su quello che tu fatturi, ci sono cooperative che ti chiedono un fisso per le date che fai, per gli adempimenti che devono fare. Ci sono, tipo, la nostra cooperativa ti chiede i 70 euro annui, basta, poi tu se ti esibisci paghi le tasse e i contributi, se non ti esibisci, come ho fatto vedere prima, se non ti esibisci non paghi niente. Ci sono altre cooperative che hanno un contratto di lavoro subordinato e non subordinato, e quindi se per esempio un gruppo si esibisce 3 mesi, poi si ferma un mese, quel mese lì comunque paga un minimo per la gestione della busta paga a zero, per capirci. Quindi ci sono varie cooperative e varie offerte. Altre domande al riguardo? Adesso arriviamo alla domanda sul... La musica da strada ha una regolamentazione diversa. Allora, primo dipende dal comune a comune, perché ci sono i comuni che adottano una normativa, un regolamento che regolarizza la musica da strada e che fa comunque riferimento a una legge nazionale. A livello SIAE posso dirti che è l'artista che deve andare alla SIAE, aprirsi la SIAE per fare la musica da strada, quindi paga lui la SIAE. Come? Se dipende, dai sulla strada, no scherzo, no, però è vero, non prendetevela con me perché io non le faccio le leggi. Però la cosa della musica da strada, ho organizzato Pordenone insieme ad altri, Pordenone Air, che è musica da strada, e in quel caso lì mi ero informato appunto al riguardo, e effettivamente lì abbiamo fatto noi, pagato noi, perché organizzavamo noi ed era una cosa un po' diversa. Ma in generale nella musica da strada, quando vai a Roma e vuoi suonare in strada, devi andare in comune a chiedere il permesso, lui ti dice dove puoi andare a suonare, poi devi andare alla SIAE a fare il permesso, quindi non fai. Sì. Di sta cosa c'era una battuta, abbiamo fatto la Faenza per la festa della musica, c'era il viceministro, c'erano tutti quanti, alla fine il risultato, c'erano Milano, Firenze, tutti quelli che organizzano a livello grosso la festa della musica, puoi gabbare la morte ma la SIAE la devi pagare. Cioè poi la fine, la SIAE, qualsiasi cosa uno faccia, anche una, forse quella festa privata che dicevi tu, la SIAE alla fine il minimo lo devi pagare. Allora, festa privata a casa tua no. Pure lì c'era. Neanche lì degli alpini, eventualmente. Se è privata, privata. Faccio parte di un'associazione culturale che si occupa di una lingua minorità, giusto? E faccio uno spettacolo. Dove? In piazza. Però è uno spettacolo che riguarda la cultura, che parlo di cui, della cosa che mi sto occupando. La SIAE la devo pagare come? Quanto? Il quanto non lo sappiamo,
perché il quanto non te lo dicono neanche al telefono. Non lo so. È una legge, perché loro non l'applicano? Non lo so. La legge c'è. Sì, sì, ma a livello di SIAE non mi sono mai addentrato perché. Ecco, se trovi uno della SIAE che viene, sei fortunato. C'è una legge del ministero, dice che io faccio parte nazionale di un'altra lingua, perché io faccio parte della regia meccanica e parlo inglese. Perché è una lingua. No, in teoria dovrebbe. È come i canti gregoriani, credo anche, no? Dovrebbe esserci comunque sì, ci sono delle parti in cui delle casistiche in cui non paghi la SIAE. Infatti no, perché diciamo facciamo parte della legge 482. Però pago lo stesso, non lo E lì devi litigare con quello della SIAE. Attenzione che ricordatevi sempre che il problema non è tanto la norma quanto chi la interpreta, perché sportello che vai è interpretazione che trovi, è costo che trovi, che è la cosa peggiore. E guarda caso, se tu telefoni e chiedi, scusi, volevo organizzare una cosa del genere, quanto costa? Venga qua che ne parliamo, non te lo diranno mai al telefono. Adesso ci sarà il border online che stanno cercando di diffondere in Italia, no? Allora lì ci sono dei pro e dei contro. Allora, no, nei locali. Allora, border online, vediamo i pro. I pro sono che la certezza del costo, perché lì ci sarà un tarifario fondamentalmente, quindi il costo viene applicato in base al tarifario che c'è, e diventa più facile se uno fa una scaletta abbastanza standard, perché ricarichi la scaletta, stai un attimo a compilarlo, quindi ci sono dei pro. Per i locali chiede il permesso senza andare a fare la fila, paga online quindi non deve andare a fare la fila, quindi semplificazione, c'è una semplificazione quando il sito della SIAE funziona. Le cose, i contro sono: A, che non puoi contrattare con la SIAE in quel caso lì, perché ci sono dei casi in cui effettivamente sei fortunato, l'addetto SIAE della tua zona è bravo e sa interpretare le casistiche, arriva l'associazione che fa una giornata benefica in cui va a dire, ascolta, abbiamo dei ragazzini che suonano e raccogliamo fondi per, vienimi incontro. In questo momento trovi degli operatori che ti dicono, vabbè, ti applico il minimo. Quando sei con la macchina, non ci scappi, cioè nel senso che quello che è da applicare te lo applicano. L'altra cosa negativa è, negativa per chi vuole fare un po' il furbo, diciamo, è che fino adesso il bordereau lo compilava il direttore dell'esecuzione, quindi anche se era un gruppo, era una persona che compariva nel bordereau. Col bordereau online hanno fatto, stranamente, l'iscrizione del gruppo, cioè quindi la compilazione la fa sempre il rappresentante del gruppo, diciamo comunque il direttore dell'esecuzione, però viene indicato i componenti del gruppo che si sono esibiti. In quel caso lì vai a dire tu che era uno solo che si esibiva e gli altri non c'erano. In quel caso lì il discorso della fattura a rotazione, come dicevamo prima, non esiste più. Adesso andiamo a parlare dell'IVA che avevamo visto all'inizio. Quando applicare IVA al 10 e quando IVA al 22? Allora, l'IVA al 10 si applica a spettacoli di teatro, magie e concerti, l'IVA al 10 sarebbe l'IVA agevolata. L'IVA al 22 è l'IVA regolare, normale, e si applica all'intrattenimento. Specialmente nell'ambito musicale, la linea di confine tra intrattenimento e concerto è proprio fine. Quindi adesso vi faccio vedere degli esempi proprio. Anche in questo caso conta molto il contesto. Allora, esempio 1. IVA al 10% quando l'esibizione, che sia concerto, teatro, magia, ballo, si trova all'interno di un teatro, perché il teatro è luogo adibito a spettacolo. E quindi gli spettacoli hanno l'IVA al 10. In questo caso sempre IVA al 10. Concerto in piazza o allo stadio. Il concerto in piazza, quando c'è il palco, lo spiazzo grande davanti, quello lì è un concerto effettivamente, quindi IVA al 10. Quindi qui si può fare per piazza IVA al 10? Sì, a parte che l'artista non la paga mai l'IVA, nel senso che la paga chi ti chiama, però l'IVA da applicare al 10. Esempi, IVA al 10, concerto in un rock club, dice sì rock club, quello dove quei locali che sono fatti per far musica, quindi dove uno va perché c'è il concerto. Spesso si paga l'ingresso, ma non sempre. Di fatto tu vai per il concerto, c'è un bar, ma il bar è di servizio per chi va a vedere il concerto e non è il gruppo che intrattiene i clienti del bar.
è difficile da comprendere, però in realtà se ci pensi è abbastanza palese. Una volta c'era la distinzione tra licenza C, licenza A e B nei locali. Chi era licenza C era spettacolo, quindi lei non aveva neanche dubbi. Se tu facevi musica dal vivo e eri in un locale di licenza C, era lì al 10. In un altro locale era lì al 22. Poi mi pare che hanno tolto quella distinzione. Comunque, in questo caso lì al 10. Da non confondersi con pub, bar, ristorante, hotel. In questo caso l'IVA è al 22, perché in quel caso lì il locale non è un locale fatto per fare esibizioni, e le esibizioni che fa sono di intrattenimento ai clienti. IVA 22. Il DJ set è sempre IVA al 22, anche se si trova in un teatro, per dire, perché è intrattenimento danzante. Così come le orchestre di liscio, sempre IVA al 22 perché è musica danzante, tranne al May, dove fanno il concerto, però comunque musica danzante, scusate, intrattenimento danzante. Il karaoke, IVA al 22 sempre perché è intrattenimento per definizione. Orchestra di liscio, che l'abbiamo detto prima. Il piano bar è intrattenimento musicale, anche quello per definizione, quindi IVA al 22. E poi anche gli altri spettacoli che vengono fatti fuori dal contesto del teatro o di una piazza, IVA al 22. Quello più complicato da stabilire sono le sagre e le feste paesane, perché lì è sempre lì la linea di confine si è ancora più stretta. Anche in questo caso è il contesto. Se il gruppo, come nell'esempio 1, la parte dove si mangia e si beve è sotto un tendone da una parte, e da un'altra parte c'è il palco con lo spiazzo davanti, IVA al 10, perché lì lo spazio è adibito a concerti. Se invece, come nell'esempio 2, che ho fatto una fatica boia a trovare sta foto, il gruppo è a ridosso della gente che mangia e che beve, l'IVA al 22, perché stanno intrattenendo la gente che mangia. Altro lato interessante da sapere, nell'eventualità in cui doveste iscrivervi a una cooperativa. Scusa. Sì. Ma questo ovviamente vediamo col decreto nuovo che è successo. Secondo me col decreto nuovo, come dicevi tu prima, è cambiato solo che anche l'intermediario può metterlo al 10, perché di fatto l'IVA al 10 c'era già nei concerti, è la definizione di concerto che nella normativa non te l'ha data, perché di fatto l'intrattenimento è IVA al 22. Non credo abbiano cambiato quella cosa lì. Ho provato a vedere dalla legge, ma dalla legge non si capisce. Cioè, dalla legge, ti giuro, se non mi dicevi tu prima quella cosa lì, dalla legge ho detto, e quindi cos'è cambiato? Perché era uguale. Vabbè, lo prendo sempre per fare i titoli. Esatto. Poi dopo aspettiamo. Beh, la cosa importante però è che hanno compreso nei finanziamenti anche, quella è la cosa principale. Detrazione dell'IVA in cooperativa. Sì. Nonostante tante persone pensino il contrario, la Chiesa non è un'attività di lucro. E l'IVA, se il coro si fa pagare, i preti pagano in nero. Tagli anche questo. No, dai. Se il gruppo si fa pagare perché è un'orchestra che va a pagamento, il funzionamento è l'IVA al 10, perché il posto non è intrattenimento di un'attività di lucro, è proprio concerto. Lì hanno una normativa tutta diversa, anche lì non saprei dirti. Secondo me non la pagano. No, onestamente quello, la SIA è un argomento un po'... Non ho mai approfondito, perché potrei essere sempre smentito il giorno dopo sulla SIAE, quindi dico le cose che sono sicuro e quelle che sono incerto della SIAE non, meglio che non le dico. Allora, importante da sapere dal momento in cui doveste in un futuro iscrivervi a una cooperativa. Non so mai che può pagare, non può detrarre. Quello che si può detrarre in cooperativa sono spese pubblicitarie, materiale d'usura, e non assolutamente la strumentazione. Allora. No, qua abbiamo questo problema. Perché? Il secondo punto abbiamo un problema. Ah, dipende da che materiale d'usura. Allora, e c'è un altro punto che non ho messo, devo aggiungere, il noleggio di attrezzatura, nel senso che se io per una data devo noleggiare un impianto, il service audio luci, o noleggiare un furgone per muovermi, posso scaricare anche quel costo lì.
viene detratto quello anche dal costo della esibizione. Dopo ci arrivo. Cosa c'è scritto? Terza riga? Quei costi lì però devono essere riferiti a una fattura che poi emetterai per un'esibizione, perché non è che scarico costi su una cosa che vado a fare in nero. No strumentazione. Adesso spieghiamo il perché. Ci sono delle cooperative che ti dicono sì, puoi scaricare qualunque cosa, anche gli strumenti musicali. La cosa non è corretta ed è non farlo una tutela per voi. Perché al di là del risparmio modico dell'IVA, perché alla fine è veramente modico, se ci pensate, prima cosa che non c'è scritta, uno strumento musicale che viene intestato alla cooperativa ha un anno di garanzia. Lo strumento musicale intestato a voi persone fisiche ha 2 anni di garanzia, che non è una cosa da sottovalutare, specie se si tratta di materiale elettronico, tipo casse amplificate o amplificatori. Poi, ricordare bene che tutto quello che viene comprato a nome della cooperativa è di proprietà della cooperativa. Quindi voi lo pagate, ma la proprietà non è vostra, è della cooperativa. Primo problema, in caso di controlli viene chiesto di verificare la strumentazione di proprietà. Cosa successa a una cooperativa di Pordenone? Molto più piccola di noi, per fortuna loro, perché se eravamo come noi, che metti di far scaricare uno strumento musicale da un valore medio di 1000 euro per 3000 soci attivi, sono 3 milioni di euro di attrezzatura. La multa è in proporzione. Allora gli hanno contestato, perché gli hanno detto: se tu hai questa merce, cioè questa attrezzatura che è tua, deve essere conservata qui nella sede della cooperativa. Lui risponde, cosa che in molti applicano come escamotage, che non funziona. Abbiamo fatto un comodato d'uso gratuito con l'artista, quindi l'attrezzatura è della cooperativa, ma ce l'ha in comodato d'uso gratuito l'artista. Risposta: va benissimo, l'artista deve venire a prenderla quando gli serve, per date che ovviamente deve fatturare, e restituirla il giorno dopo, o il prima possibile. Quindi io non può essere che abbia il mio magazzino vuoto. Primo problema. Secondo problema, nel bilancio tutti i beni strumentali vanno a incrementare l'attività patrimoniale della cooperativa, quindi falso in bilancio. Quindi se noi abbiamo 3.000 soci, ognuno ha 1.000 euro di strumento musicale, risulta che il nostro patrimonio è di 3 milioni di euro, cosa che non è vera, quindi è il vecchio falso in bilancio che ha cambiato nome, ma è la stessa cosa. Terzo punto, dal momento in cui il socio decide di recedere dalla cooperativa, lo strumento che fine fa? È successo che un socio nostro si è tolto da una cooperativa, è venuto con noi e la cooperativa gli ha chiesto indietro i soldi dell'IVA. A quel punto non scaricarla. Altro punto che non ho messo e che devo aggiungere perché è importantissimo: abbiamo detto, quando abbiamo fatto il confronto tra cooperativa e associazione, che quello che rischia il socio della cooperativa è il capitale sociale di 50 euro. Ma se il vostro strumento non è vostro ed è della cooperativa fiscalmente, se devono pignorarci dei beni, quel bene lì non è vostro, è della cooperativa, quindi possono pignorare anche quello. Quindi attenzione, se in futuro dovete iscrivervi a una cooperativa, queste cose qua, anche se vi dicessero si può fare, non fatele, perché tutta è la vostra. ma sì, è vero, ma in quel caso puoi nasconderlo. Sì, è falso in bilancio, non è frode. Ricordiamo sempre questo concetto: l'iscrizione alla cooperativa si fa per regolarizzare l'esibizione e fornire un servizio a chi vi ingaggia, non è un obbligo. Non deve essere invece vista né come un obbligo né come una possibilità di guadagnare detraendo l'IVA, anche perché il guadagno cos'è? Compro uno strumento, risparmio 200 euro, vale la pena risparmiare 200 euro contro tutte le controindicazioni che vi ho dato? Anche perché le scarichi una volta. Grazie per l'attenzione, spazio alle domande.